Verso la metamorfosi, Cerchio Ifior, edizioni Coop 77. Prendete, che so io, un filosofo riconosciuto come importante da chi è addentro alla filosofia, ossia un tal Nietzsche. Costui, balza evidente agli occhi leggendo la sua biografia, ha condotto una vita, secondo la morale comune, certamente non irreprensibile. Infatti, il binomio così spesso temuto, stigmatizzato e considerato repulsivo, ovvero sesso e droga, faceva parte integrante del suo modo di esistere, di vivere e di pensare, tanto da destare scalpore alla sua epoca. Certo, qualcuno di voi dirà che in fondo però i filosofi si sa che non hanno il cervello del tutto a posto. Questo può anche valere per certi filosofi. Tuttavia, la stessa cosa si riscontra anche in altri campi. Prendiamo ad esempio in campo letterario un tale Oscar Wilde. Costui, non molto conosciuto da tutti, è stato un artista che ha scritto commedie, libri, poesie e via, e senza dubbio è stato una figura di un certo spicco all'interno della letteratura dell'umanità. Tuttavia, ogni suo biografo riconosce che la sua vita è stata un insieme di scandali che hanno fatto raggelare, inorridire, rabbrividire gli occhi di coloro che puntavano lo sguardo sull'ambiente letterario dell'epoca. E anche in questo caso si può osservare che uno dei punti principali di questo scandalo era proprio dovuto a fattori tipicamente sessuali. Naturalmente, se questo è valido nell'ambiente filosofico, se questo è valido nell'ambiente letterario, si possono trovare altrettanti esempi nell'ambiente teatrale. È un Rodolfo Valentino Insegna, nell'ambiente musicale, e basta osservare un Tchaikovsky, nell'ambiente della danza, e basta fermarsi al giorno d'oggi, senza andare poi tanto lontano nei tempi, nell'ambiente della politica, qui è forse meglio non fare nomi, e nell'ambiente ecclesiastico, e qua lasciamo stare che altrimenti mi tacciano di anticlericale. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che molte di queste persone che hanno lasciato un segno di qualche tipo nell'umanità hanno condotto la vita secondo la morale comune, certamente non irreprensibile, ed anzi hanno cozzato a più riprese contro quella che viene considerata la normalità.